Ciao a tutti, oggi video creazioni, ma in mezzo ci scaffamo anche un ordine, l'ultimo ordine che ho fatto da Perlen Planet, perché mi sono dimenticata di farvelo vedere. E quindi partiamo subito con le creazioni, anche altri acquistini da Lidl. Comunque iniziamo subito con le creazioni. Allora, ultimamente mi stanno ripiacendo gli origami. L'ho visto da un post che aveva messo su un gruppo una ragazza che appunto faceva vedere queste kusudama, che sarebbero praticamente delle sfere che realizzavano una sfera giapponese che veniva realizzata ad attaccare sull'uscio di casa o comunque su queste vicino all'uscio di casa, e era realizzata con fiori, un intreccio di fiori e rami per proteggere la casa, insomma, contro il malaugurio. E poi nel tempo comunque si è evoluta anche nella creazione di origami. E appunto io ho seguito il tutorial di questa origami. Scusate che questa non ve la posso, ecco, la faccio vedere così. E appunto è stato leggermente un po' complicatino da capire all'inizio, però alla fine non è perfetta, perché non è perfetta, ci sono parecchi errori, però insomma a me piace e l'ho attaccata in questo modo, adesso non si vedrà, però insomma alla fine ci ho attaccato queste cose, questa pietraiola qui, questo cipollotto con un mezzo cristallo da 6 mm e questi altri due cipollotti con questa pietra. Questa l'ho fatta abbastanza lunga anche perché l'ho attaccata proprio all'uscio di casa, questa. Questa è stata la primissima. Poi ne ho realizzata un'altra, anzi la lasciamo qua questa. Ne ho realizzata un'altra che è differente. Eccola qui. Questa non è propriamente un origami perché sappiamo che gli origami sono quelle realizzazioni create in carta e basta, secondo l'intreccio di carta, e invece questa prevede l'uso di colla, quindi appunto non è propriamente un origami, però comunque sia la creazione di ogni petalo è con la tecnica origami, quindi insomma eccoci qui. E anche questa hanno degli errori, perché i petali dovevano essere da i fiori dovevano essere da 5 petali, solo che non ho più visto il video, insomma, ho cominciato a farlo perché è una lavorazione abbastanza lunga, infatti credo che rimarrà orfana questa. E appunto mi sono sbagliata, ne ho fatti 6 e vabbè, insomma, questa è un'altra sfera che l'ho attaccata in cameretta, e questa fresca fresca l'ho fatta oggi, proprio in questo momento. Questa è venuta un po' più regolare, però anche questa ha i suoi errori, diciamo, però andando avanti, insomma, credo che ce ne saranno sempre di meno. E queste qui sono i miei origami di questo periodo, insomma, e credo che per il mercatino ne farò anche di questo genere. Vedremo. Poi ho realizzato questo ciondolo grazie al tutorial di Annarella Gioielli. Allora, questo io già l'avevo visto questo ciondolo su un sito ungherese. Oddio, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, comunque si chiamava in un altro modo. E lei comunque ha portato delle modifiche e ci ha fatto il tutorial. Io ho seguito il suo. Ha utilizzato degli occhi di gatto, delle perle occhi di gatto. E mi piace molto perché vedete come dà movimento al ciondolo, oltre al rivoli centrale, che ho utilizzato un Vitra Light. E oddio, e mi piace molto. Veramente un ciondolo molto bello. Poi ho realizzato il flower, questo qui, e questo è veramente di una realizzazione lunghissima, lunghissima, veramente penso che anche questo rimarrà orfano. Allora, io non so se nel tutorial originale ci fo fosse crea fosse fosse creato fosse composto da due parti uguali cucite. Credo che fosse solamente una parte piatta, solo che ho utilizzato il filo di nylon 0,25 per provarlo su una realizzazione con Delica e rocaie,
e vi posso dire che pessimo, non si può utilizzare. Già lo presumevo, ma io ci devo sbattere la testa. Parecchie rocaglie si sono rotte. Poi queste sono le matte, quindi l'ago sforza ancora di più. Comunque è abbastanza carino. Il finale è abbastanza grande, infatti non credo che io lo metterò, ma credo che lo metterò al mercatino, che vedete sono tre dita abbondanti. E poi appunto, ecco, invece di realizzarlo solo una parte, non mi piaceva perché rimaneva troppo vuoto, l'ho realizzato due parti cucite poi insieme, quindi veramente molto molto lunga. Poi ho realizzato con le nuove Twin TM che mi hanno mandato la Preciosa questo ciondolo che mi pare si chiama Twin Lulu, mi pare. E anche questo l'ho un po' modificato perché qui al lato non erano presenti queste tre rocaglie, ma mi sembravano troppo libere queste twin finali. E in più ci ho aggiunto questa bellissima, dovrebbe essere, boh, dislessica proprio, dovrebbe essere una agata questa. Bellissima questa pietra, veramente meravigliosa. E lo schema non lo richiedeva, ma comunque io l'ho messo. Anche questo non è che mi faccia impazzire proprio. Poi ho realizzato questo anello con le rocaglie 15-0. Questa l'ho preso ho visto la foto dall'album di una creativa bravissima, secondo me. E appunto vi metto il suo nome da qualche parte. E su Facebook l'ho visto e l'ho riprodotto e comunque vi anticipo che di questa ci sarà a breve un tutorial veramente bellissimo, mi piace molto questo. Poi vabbè, questi non credo che di averveli fatti vedere, questi ne ho realizzati parecchi per il mercatino, le farfalline, eccole qua. Ma come ho messe? Eccole queste qui. E poi una signora che stavamo parlando lì mi ha detto: "Ma adesso sono perché di Sara?" Io ho detto: "No, veramente sono casuali del disegno, però se vogliamo vederla così, ma sì, diciamo che è la S di Sara." Viva la sincerità! E poi l'ho realizzata anche in questi colori, solo che come vedete ancora c'ha il filo attaccato perché la devo ancora attaccare la monachella e bla bla bla. Poi ho realizzato un lime squares di Margherita, solo che devo fare il compagno. Anche con questi colori mi piacciono molto. Poi passiamo alle paste polimeriche. Ho realizzato Yoshi, molto molto soddisfatta veramente di Yoshi, mi è venuto veramente bene. Ci ho messo all'incirca un paio d'ore e veramente veramente mi è piaciuto. Questi sono di quei lavori che poi li guardo e rimango stupita da me stessa, veramente. Veramente, perché poi tra l'altro a me le mani venivano sempre malissimo. Invece stavolta è venuta proprio bene. Insomma, proprio soddisfatta. E credo infatti che ne farò altri di super. Vado veloce perché le creazioni sono un pochino. Devo farvi vedere anche gli acquistini. Poi ho utilizzato sempre questo fantastico pigmento di Kiko, che io amo, ma qui non si vede. Si vede un'inticchietta. E poi ho realizzato altri due della serie Fiori e Piante. E questi sono venuti abbastanza carini. Hanno un po' virati i colori. Questo è il fiorellino, questa è una pianta grassa, anche questa è una pianta grassa. E come creazioni, ci fermiamo qui. Queste sono tutte le creazioni che volevo farvi vedere. Volevo farvi vedere l'acquistino che ho fatto da Perle & Planet. E sono rimasta un po' sul boh. Prezzi buonissimi, ci tengo a dirlo che i prezzi sono molto buoni. Però appunto, allora, prima di tutto non ho pagato, aspettate che non ho non è una raccomandata, cioè l'ho pagato 6 euro la spedizione. Tutte quelle ragazze che l'avevo sentito erano con raccomandata, cioè euro, ci sta la raccomandata, invece come potete vedere la mia era prioritaria. Vabbè, io sono rimasta un po' così. Ho ordinato sabato sera e domenica sera mi è arrivata l'email che avevano spedito e mercoledì mi è arrivato il pacchetto. Però con mia grande sorpresa
vado a vedere in fondo a tutta la roba che avevo preso, ho trovato questo geroglifico. Io quando ho visto questo mi sono usciti gli occhi di fuori e ho guardato qui e appunto mancavano proprio le Super Duo che erano la motivazione del mio ordine praticamente. E non riuscivo a capire che cacchio vuol dire sta roba qua, sto geroglifico. E per fortuna, Dio benedica Google traduttore e il forse intendevi, perché ho scritto, ho cercato come si dice, di tradurre questa cosa in parole leggibili e appunto Google mi ha aiutato nel senso forse intendevi dire e questo appunto intendeva successivo invio e porto franco insomma con le spese a carico del mittente ovviamente e appunto ecco le 6 euro di spedizione ho pagato tutto 22,50 euro e appunto vi faccio vedere quello che ho comprato. Ho preso due fili della Miyuki. Uno grigio grazie a un consiglio di Marghe perché il bianco sparava troppo e uno classico nero, insomma, non potrei stare senza il Miyuki nero. Poi ho preso queste rocaie. Mi piacciono molto il packaging di come mandano le cose. Questo l'ho pagato 1,30 euro, sono 12 grammi circa delle Miyuki, molto carino questo colore, è un po' più meno scuro, meno chiaro di come lo vedete voi. Poi ho preso le Super 2 bianche, queste qui, li vendono in 24 grammi, io queste le ho pagate 4 euro. Eccole qui, bianco latte praticamente, molto bello questo colore. E poi ho preso queste che mi sono arrivate con un'altra posta prioritaria la settimana dopo, quindi lunedì. Le ho pagate 5,20 euro, sono sempre 24 grammi e queste veramente sono meravigliose. Ho fatto l'ordine praticamente solo per questo. E per ultimo ho ordinato questo Rivoli Swarovski che fa una luce veramente spettacolare. E questo mi pare che era. Scusate, questo era il Crystal Lemon. Però su questo sono rimasta un pochino delusa, perché io adesso se posso, se riesco, vi metto la foto, di come lo fanno vedere nel sito. E come in realtà è, cioè è un oro, praticamente ha una base oro e ha molti veramente bellissimi riflessi. Però vi assicuro che nella foto, si vede una base nera e tutte scagliette di oro, cosa che non è, cioè come vedete è tutto oro. Tutto oro. Però veramente un bel colore, tutto quanto. Sì, sono abbastanza soddisfatta, se non era per quella cosa che le Super Duo me l'hanno spedita un po' più tardi, comunque sia a prezzi buoni, perché il Miyuki l'ho pagato 2 euro a Rocchetto e io qua lo riesco a trovare anche a 5,50 euro, cioè quindi pensate quanto guadagnano su sta roba. Poi, velocissimamente, voglio farvi vedere l'ultima cosa perché sono andata da Lidl l'altro giorno. E ho preso l'ennesimo album di carte, questa è qua, quella da 135 grammi, e veramente io mi ci trovo che è un amore con queste carte. Con questo siamo a quota 3, ok, scaracogliamo tutte le azioni. Con questo siamo a quota 3 album e veramente io mi ci trovo benissimo. Ci sono due fogli per ogni colore. Veramente bei colori accesi, forse voi non li vedete molto accesi perché la luce è quella che è. Comunque ci sono tutti i colori e sono due fogli per uno. Ma più che altro volevo farvi vedere questo. Vi faccio vedere questa carta perché l'altro giorno stavo vedendo il video di Dolci Riflessi che saluto e praticamente mentre lei faceva vedere i fogli, mi sono accorta che alcuni fogli ce l'avevamo diversi. Non lo so se sono rincoglionita io completamente o se era vero. Comunque, per non sapere leggere né scrivere, vi faccio vedere le mie. Insomma, poi dopo ci confrontiamo magari. Molto belle queste carte, veramente, veramente molto belle.
Ci sono certe anche di Natale. Queste più che altro sono di Natale, le ultime due. Anche questa con il quadrifoglio. C'è questa nera con i cuoricini. C'è questa anche, si potrebbe... No, no, questa è neutra. Questa è di Natale con i nanetti. Questo quadrettato che è un attimo un flash, non so se a voi pure ve lo fa, a me fa tipo effetto ottico. Questa di Natale, questa qui verde, questa qui. Ma forse era questa quella che non mi ricordavo, di Luana. Questa di Merry Christmas, questa bellissima, veramente bellissima, una delle mie preferite. Questa rossa, anche questa con i micini è molto carina. Questa con i cuori, questa gialla qua. Questa è una delle mie preferite, veramente questa è meravigliosa, veramente veramente meravigliosa. E infine questo celeste è righine. E adesso non lo so se sono completamente rimbambita o se ce l'abbiamo diverse le carte, Luana. Non lo so, dimmi anche tu la tua opinione se stai guardando il video. E quindi niente, l'ho detto tutto, mi pare. Ho fatto un tour de force, mi fa male la gola praticamente quanto ho parlato. E niente, io penso che vi saluto, se ci è arrivato qualcuno a questo, alla fine del video. E ci vediamo prestissimo, diciamo, perché voglio fare un tutorial a breve, appunto di quell'anello lì. E quindi niente, io mando un bacione e alla prossima. Ciao a tutti!